Buongiorno amiche ed amici, in questi giorni sta facendo tantissimo caldo, siamo a luglio, anche accendendo l'aria condizionata che poi ci rovina anche la gola, diventa difficile accendere i nostri forni, però per noi che panifichiamo, che usiamo la pasta madre, non ci sentiamo proprio mentalmente di andare a comprare il pane. Non me ne vogliano i forni, specialmente del mio paese dove sfornano ottimo pane e quindi ogni tanto bisogna pur panificare. Quindi andiamo a vedere adesso questi panini, li preparo anche per poi magari li surgelo quando devo andare al mare, li tiro fuori, li farcisco e ce li portiamo al mare. Ok, seguitemi. Allora, qui ho preparato le due farine, la rimacinata e la tipo 0. Poi ho il licoli. Il licoli l'ho preparato semplicemente dalla pasta madre, l'ho trasformato già da ieri sera e l'ho tenuto in lievitazione. Se volete sapere come si fa, cercate il video come trasformare la pasta madre in licoli sul mio canale naturalmente. L'ho sciolto con una forchetta e con un po' d'acqua. Nei mesi caldi usiamo sempre meno lievito del solito, quindi sia licoli che pasta madre ne metteremo un po' meno della dose che di solito usiamo in inverno. Bene, ho messo ancora acqua. Ecco qua. Giro un pochino e poi vado a far girare in planetaria, quindi senza autolisi, senza niente, così semplicemente. Faccio girare e finisco di mettere l'acqua. Io ne avevo messa 3,70 e poi alla fine mi sono regolata, ne ho lasciati 5 grammi, quindi sono 365 grammi di acqua. Metto anche il sale, poi una volta portato a incordatura o quasi, lo versiamo nella ciotola oliata e con le pieghe finiamo di incordare. Ho fatto girare soltanto 10 minuti, non l'ho stressato molto. Ecco qua, e questa è la prima piega, lo copro e lo lascio. Da 30 minuti, ma anche un'ora se vogliamo. Eccolo qua, infatti io l'ho lasciato di più per motivi personali. Sono andata a fare una cosa e l'ho lasciato un'ora, però 30 minuti vanno bene. Faccio il secondo giro di pieghe, poi copro e lascio ancora 30 minuti. Ed eccomi qua all'ultimo giro. Come vedete è molto più elastico. Ecco qua. Finiamo questo giretto. Scusatemi le unghie, eh? Almeno nel periodo estivo il gel me lo faccio, anche perché le mie mani non sono il massimo, quindi con le unghie ricostruite riprendono un pochino, eh? Poi me le tolgo, tranquille. Lascio lievitare fino al raddoppio. Ed eccolo qua, sono passate all'incirca 3-4 ore, eh. I tempi come sapete sono relativi, dipende molto dalla temperatura che avete in casa e dalla stagione. Allora, adesso lo giro sul piano di lavoro dove metto un po' di semola. Eccolo qua. Come vedete, lievitato tantissimo. L'ho fatto lievitare fuori dal frigo, eh. Però se volete per vostre esigenze, quando fa caldo il passaggio in frigo ci sta, eh.
Sicuramente sentirete un rumore di sottofondo, ma è il condizionatore acceso, scusatemi, però ci vuole. Allora, io procedo così, ho fatto appena una piega, avete visto, ma nemmeno servirebbe, però mi è venuto istintivo di farla e l'ho fatta. Adesso divido, ci farò dei panini, diciamo, medi. E quindi ne farò 6, altrimenti se li volete più piccolini dividete a metà, poi ancora un'altra metà, o addirittura delle ciabattone grosse, dei paninoni un pochettino più grandi, quindi anche 4 potete farne, eh? Decidete voi, io non peso anche perché sono i miei, insomma, se anche ne viene uno un pochino più piccolo non fa niente, non importa. Li divido ad occhio, eh? Ecco qua, infatti ce n'è uno che è un pochino più piccolo, ma non fa niente. Ok. Bene, poi procedo così, faccio delle pieghine, una formatura, diciamo, così, piano piano, delicatamente, perché vedete sono molto, molto morbidi, eh? Ecco qua. Oh, scusatemi se in questi giorni non sto lavorando molto con il canale, eh. Faccio un video ogni tanto, ma fa caldo, poi ho dei problemi personali, quindi mi riposo un tantino. Li pirlo anche un pochino e poi li adagio direttamente sulla teglia dove ho messo la carta forno con un po' di semola. Ok. Quasi finito. Ecco qua. Anche perché poi in questi giorni la farina con questo caldo o la mettiamo in frigo oppure dobbiamo prenderne di meno, acquistarne di meno perché non si mantiene con questo caldo, almeno le farine senza conservanti. Poi se prendete una farina con i conservanti, beh, quella non si rovina certamente. Ok, sistemo bene, ci metto la semola così non si attacca. Una volta sistemati, poi li copro con un telo. Io preferisco il telo, un canevaccio, altrimenti con la pellicola, però la pellicola rischiate che si attacca. È preferibile il telo. Li lascio a temperatura ambiente. Io penso che un paio di orette sono più che sufficienti prima di andare ad infornare. Bene, ci siamo. Li lascio lievitare e una volta pronti, mi accendo il forno a 250, però poi lo abbasso subito a 220. E poi alla fine ci ho fatto anche dei tagli sopra, vedete, sono pronti, sono belli gonfi. Ci ho fatto anche un taglio, un piccolo taglio, quindi ho dimenticato di fare la foto. Ho infornato con un getto di vapore o spruzzate, fate come siete abituati, per 40 minuti circa. Quindi dicevo, ho abbassato subito a 220, poi ancora a 200 e ancora a 180. Quindi regolatevi, dovrebbero venire dorati ma non troppo cotti, se no si vengono duri, troppo croccanti. Eccoli qua. Io direi che sono riusciti molto bene, che ne dite? Bene, ora li lascio raffreddare un pochino e poi ne taglio subito uno. Li metterò nel congelatore, credo ne tengo soltanto uno per mangiare, per usarli poi per il mare. Bene, amici, io vi ringrazio della visione. Vi saluto, vi invito a condividere i miei video, ad iscrivervi e cliccare sulla campanella.
perché così vi arriveranno le mie notifiche. E lasciare un like, naturalmente. Ciao ciao!